Ok, salve a tutti gente, io sono Zero e oggi, come possiamo vedere, siamo su un altro gioco, diciamo così, in PlayStation gratis, PlayStation Plus, come volete chiamarlo, e finalmente questo gioco ci farà divertire molto. Ditemi ovviamente se volete altri episodi su questo gioco perché è davvero fantastico a mio parere. È praticamente un gioco di auto, se vogliamo, versione calcio. Perché voi con le auto dovete buttare la palla dentro la porta avversaria. Ma non è così semplice, ragazzi. Non è così semplice. Ora faremo una missione online, cioè una partita online. Perché ovviamente ci sono partite online, partite in singolo, qualsiasi tipo di partite. E io trovo qualsiasi tipo di regione standard 3 vs 3. E vediamo un po' cosa succede. Perché ho fatto soltanto due o tre partite per conto mio, però non online, semplicemente normali. E di conseguenza mi sono divertito davvero un botto. Per questo ho deciso oggi di fare qui insieme a voi questo gioco che a mio parere, come vi ho già detto, è fantastico. Appunto, come possiamo vedere, possiamo scegliere diverse macchine, possiamo cambiare il colore e più guadagniamo punti più sblocchiamo auto, potenziamenti per auto e altre cose del genere. Adesso vediamo chi abbiamo di fronte. Abbiamo anche dei turbi, dei salti, insomma, oh mio Dio, la mia macchina fa un po' schifo. E siamo già in partita, come possiamo vedere. Adesso prima, sì, già non ci sto capendo un cazzo, se vogliamo, però sì, è abbastanza. Ho capito, premi X per sto saltando. Il nostro obiettivo è buttare la palla lì dentro. Non mi ricordo come si mette il turbo. Ragazzi, però così non vale, dai, aspettatemi. E guardalo, guardalo Zero come tocca la palla. Cerca di toccarla perlomeno. Dove cazzo sta? Ragazzi, fermi, fermo idiota, devo andare a segnare. Guarda il mio salto del potere. Oddio, ma scaverà. Ehi, con calma, ragazzi. Questo non è uno strip club, ok? Vieni qui. Eh sì, bravo ragazzo, bravissimi, così si fa. Continuate, guardate che prima o poi a fanculo ci andrete. Eccolo lì, vai Zero. No, porca puttana, mi ha spinto, ce l'avevo fatta. Ok, è tutto normale ragazzi, non preoccupatevi. No, levati dai coglioni. Ok, vai vai, corri. No, la palla, bastardo, aspetti. Guardalo lì Zero come fa la giravolta. Comunque, se volete, questo gioco è gratis ovviamente, quindi non ci sono problemi se volete acquistarlo o meno. Guardalo, guardalo, Zero è un grande. Ma oh mio Dio, si può fare tutti i tiri possibili e immaginabili si possono fare. Turbo al massimo, guardalo Zero come va. Mio Dio, che cosa è successo? Dov'è la palla? Se riuscissi forse a buttare la palla nella rete avversaria sarebbe abbastanza divertente. Il problema è che quando ci sono troppe persone non si capisce un cazzo e molte volte non riuscite a giocare. Di conseguenza succede che nell'1 vs 1 è molto più divertente perché ci siete soltanto voi. No! No, Nicco Bellicco, bel nome, complimenti. No, e di conseguenza giocherete molto meglio. Comunque, quel Nicco Bellicco, guardate che gol poderoso ha fatto, incredibile. Ok, adesso col turbo andremo a prendere la palla prima noi. Perché, guarda, no, ma c'è il turbo più forte. Oh, vai, segna, chi ha toccato la palla, segna. No, l'ha tolta sulla linea di partenza. Vai, e il gol di Zero in porta, incredibile. Proprio lui, Zero Slader, ha segnato. Guardate il gol fenomenale di Zero. Guardatelo. Mamma mia, Zero la belva. Ok, possiamo saltare? Per cortesia, possiamo. Ok, grazie. La palla, toccarla così non fa molto bene. Signori, però non strattonate, dai, che qui siamo tutti gente civile. Guardalo. No, volevo sbattergli contro. Comunque possiamo anche salire sul tetto in questo modo, come potete vedere, è davvero divertente. Potete anche scendere. Però, eccolo, la palla. Prendi la palla. Prendi. No, no, non fare gol, idiota. Ah, ok, siamo i nostri. Vai, 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 corri. Ah, no, sono i loro. Scusate. Corri, corri Zero. Corri Zero. No, non me la togliere, idiota. Stavo correndo. Ok, si scontrano tra di loro. Ma allora sei stronzo pure tu, scusa, siamo della stessa squadra. Prendiamo un po' di turbi in giro. Io faccio da portiere. Faccio da portiere assolutamente. Lì non passerai. Di qui non passerai. O come disse il grande Gandalf, non puoi passare. Ecco, ho dato una spintarella al compagno perché è così che si aiutano i compagni. Corri. Bravo Zero, sei un portiere. Ma sei un portiere. Una belva di portiere incredibile, lo sai, vero? Dov'è il pallone? Ah, sì, è un portiere un po' di merda allora in questo caso. Dammi il turbo massimo. Yes. Prendi il turbo, prendi il turbo, prendi il turbo. Vai che segni, vai che segni, proprio lui, proprio lui. Però non rompere i coglioni, dai, segna e basta. Forse l'ho fatto incazzare, ma vabbè. No, guarda quel camioncino dei gelati indemoniato di Satana. Allora, portala su, bravo Zero così. Bravissimo. Guardalo. Mamma mia, la giravolta. Non so perché sto facendo questo, sinceramente. Dovrei andare dall'altra parte, ma... ok, ha segnato. Vabbè, sono dettagli, sono dettagli. Vabbè, sì, hai segnato. Vediamo il camioncino come ha segnato. Guardalo, guardalo il camioncino. Prende il turbo e segna il camioncino dei gelati 2.0. Incredibile, incredibile. Guardalo Zero,
stava per farcela. Primo tocco di zero, però ci sta tutto. Guarda come lancia la palla, non so dove, però l'ho lanciata. Bene, corri con Lopez. Aspetta, sto io davanti. Non rompere, guarda come rompi i coglioni questo della squadra nostra. Ma sei idiota. Ok, con calma. Bravo, vai, continua, continua. Vai che ce la fai. Che cazzo è successo? Guardalo lì come sbatte contro i muri. Bravo così, bravo così. Zero, vai zero, vai zero, sì. No, no, segnato io, non vale. Ah, era la porta nostra. Ma sono dettagli. Vabbè, volevo togliere la... Purtroppo non ci sono riuscito. Guardate, zero l'intervento tempestivo per toglierla. Ma purtroppo ha segnato, quindi... Sono dettagli anche questi, se vogliamo. Comunque, faccio schifo a sto gioco, probabilmente come tutti gli altri nel mondo, ma... Oh, no, no, fermo. Ma che cazzo stai facendo, furgoncino? Non è questo il momento di ingropparsi in una parete. Oh, salta zero. Bravo, guardalo, guardalo zero. Ce l'ha lui, ce l'ha tutto lui. No, ce l'avevo io la palla. Che tristezza. Ok, guardalo, guardalo. Vai, vai, zero. Prendi il turbo. Prendi... no, niente. Ma c'hanno sempre più turbi di me, sti tizi. Ok, comunque, dopo questa partita ce ne facciamo un'altra perché è già finita, quindi... Oh, la madonna. E guardalo. Guardalo in piedi. Sta volando, praticamente. Oh. Scierazzo nuova. Ok, no, va bene così. Grazie, amico mio. Benissimo, io sono ancora a livello molto basso. Sono a livello... Al 3, dai, mancava pochissimo per il 4. Vabbè. Comunque... Ci sono io per la partita, non preoccupatevi ragazzi, ce la faremo. Guardate il ping, guardate il mio ping per cortesia, no, solo per farvi sapere, cioè... Sì, diciamo che ho una linea internet un po' di merda, come tutti d'altronde, come tutti nel mondo forse. Ma vabbè, sono dettagli, capite perché non riesco a pubblicare più tanti video al giorno, ma solo uno. Ma comunque, parlando di altre cose, ovvero di questa partita, adesso forse faremo un 2 contro 1 oppure un 1 contro 1, non lo so. Oh, è notte, che figata. Ah no, stanno cercando i giocatori, allora, quindi, a meno che non scegliete un'altra partita, vi sceglierà sempre la partita scelta in precedenza, diciamo. Quindi praticamente dovete aspettare che arrivi altra gente. Se non arriva in tempo taglio la parte, altrimenti fanculo, continuiamo. Ma credo di dover tagliare la parte. No, ok, va bene. Hollywood, Hollywood, ce la faremo, mi raccomando ragazzi. Guardalo zero come intuisce, però non ce la fa. Zero non ce la fa, ma intuiva molto probabilmente la caduta. Guardate la caduta di zero, guardalo la spinta del demonio. Ok, di Ra's al Ghul molto probabilmente. Zero, zero, zero. Ce la fa zero, no, è così zero dall'altra parte. Brutto coglione. Ok, no, ho sbagliato un po' il tasto. Sì, volevo fare questo, però non ci sono riuscito. Comunque, quello sta cartocciando la palla. Vai, tizio, vai, no. Peccato, 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 amico mio. Ce la stiamo facendo, che peccato. Comunque mi sa che questa partita la vinciamo noi. Sembriamo abbastanza più forti. No, scusa, non l'ho fatto apposta. Zero, zero, prendi quella palla di merda. Ma guardalo quello, dove cacchio è andata la palla? Ok, di qua. No, oh mio, non si capisce un cazzo, ragazzi. Per questo vi sto dicendo che questo gioco è un po' strano. Certo, sì. La palla è lì, la palla è lì. Solo soletta la palla. Dannazione. Vai, vai zero. Signori, signori, questo è uno stupro di massa. No, ce l'avevo lì davanti alla porta. Come potete vedere la palla ha uno stra... Sì, mi sto inchiappettando il furgoncino, ok. Comunque, la grafica, non la grafica, la fisica di questo gioco per la palla, diciamo, è un po' strana. Oh, scusi, ma guarda come mi inchiappetta dietro. Oh mio Dio, la palla. No, ha fatto una parata della bestiale quell'uomo. Sono qui, assist, passa la palla, incredibile. Zero va, beh, dall'altra parte però, zero. Sì, sì. La banana. Assolutamente sì. La banana vince sempre. Stava dentro, stava. Oh, mi scusi. È un. Vai, prendi la palla, zero. Boom, baby. E zero tira contro le staccionate. Non so perché lo fa, ma è divertente. Di là. Non di là, dall'altra parte, brutto idiota. Dannazione, si sono fottuti la palla. No, non vi lascerò far gol. Io sono troppo. Mi scusi, però la palla. Sì. Potrei essere stato io a fargli fare gol, ma non pensiamo a queste stupidaggini, ragazzi. Dai, guardate come lo frena zero. E lui tira in tutta serenità. Però lui schiva la palla prima che arriva nel canestro, diciamo, nella porta. Quindi è davvero un genio. Non era questo quello che... Scusi. Guarda come la... ho segnato? Ah, pensavo di avere... Pensavo con la deviazione del tizio a caso avrei... Oh, si levi dai coglioni, lo so che è mio amico, ma non rompa, dai. No, la palla non entrare! Oh mio Dio, no. No, non segnate, dai, dai.
ci sono io qui a proteggere la porta. Si levi, ma guardi come spinge questo lurido vandalo. Oh, corri Zero, la porta è tua, la porta è tua Zero, la porta è tua. Eh no, un tizio a caso ha segnato. Siamo 1-1 ragazzi, vinceremo mai questa partita? Lo scopriremo fra 1 minuto e 10 secondi, perché ovviamente quando finisce il tempo non c'è più il modo di giocare. Dov'è la palla? Dov'è la palla? Eccola qui, non spingere lurido. Guarda come spinge. Ultimo minuto rimasto. Oh merda. Sì, così. Io aspetto la palla, giustamente. Corri, corri Zero, corri Zero. Di qua. Spingila dentro Zero. E ho segnato. Incredibile, Zero segna. In che modo fantastico segnato. Guardiamo un po' ragazzi, guardate la scelta stilistica di Zero. Oh yes baby. Mamma mia. Sono esterefatto. Sono esterefatto. Forse col mio gol la nostra squadra segnerà. Blocca quella palla di merda. Zero blocca quella palla di merda. Non deve entrare. Non deve... Palla lontanata. Uff. Ma Zero il salvavita di questa partita ragazzi. Un altro gol. E questa strada. Questa strada è il cazzo. Questa missione, questa partita è stata giudicata dal grande Zero. E ripartiamo di nuovo nonostante tutto. Comunque perché voglio segnare almeno un altro gol, nonostante Zero abbia fatto quasi vincere forse questa partita, perché col suo grande senso di calcio, che io a calcio faccio schifo, però non importa perché comunque lui ha fatto vincere questa squadra ed è fiero così. Dai cazzo. Uff. Mamma, ragazzi, la potenza che ci vuole per giocare a questo gioco. Vai, vai, vai che ce la fai. Vai che ce la fai Zero. No, è finita ragazzi, è finita. Con un grande salto vi saluto. Quindi ragazzi, che dirvi? Grazie a Zero e grazie a quell'altro tizio abbiamo vinto questa partita. Oh, Ioni giallo, non so cosa sia, ma va bene lo stesso. Sto sbloccando un sacco di trofei. Livello 4, mamma mia, una belva. Una belva ragazzi, una belva. Quindi che dirvi ragazzi, spero che questo gioco vi sia piaciuto, perché è stato davvero molto divertente e mi piace molto questo gioco. Nel caso a voi anche piaccia, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io continuerò questo gioco con altre missioni, con altre partite online o anche normali esibizione, con altri youtuber anche se volete. Quindi, che dirvi? Spero che questo video e questo gioco vi piacciono. Se sì, commentate, iscrivetevi, condividete, mettete mi piace. Noi ci vediamo come sempre e come al solito in un prossimo video gameplay. A presto ragazzi, bye bye.